Cala il prezzo delle energie elettriche per i prossimi 3 mesi. Chi si trova ancora sotto il mercato tutelato pagherà la luce circa il 20% in meno, con costi dell'energia simili a quelli pre-crisi. Lo ha deciso l'ARERA un'ultima volta per la maggior parte degli italiani che dal prossimo trimestre, fatta eccezione per le categorie considerate vulnerabili, dovranno vedersela con il mercato libero, dove tante società offrono già adesso la luce al doppio del prezzo del mercato tutelato. A luglio di quest'anno finirà il mercato tutelato dell'energia. Prima di questa data, chi non avesse effettuato tale scelta dovrà procedere in tal senso. Specifichiamo che comunque i consumatori, le famiglie che non avessero alla data del luglio 2024 effettuata tale scelta non avranno conseguenze sull'utenza, nel senso che questa non verrà sospesa. Cambierà però il fornitore, perché in automatico l'utenza passerà sul mercato a tutele graduali. Ma se ora le tariffe dell'energia elettrica fissate dall'ARERA sono pari alla metà rispetto a secondo trimestre del 2022, già da queste settimane le famiglie si troveranno a dover decidere un nuovo gestore tra una vera e propria giungla di offerte. In tutti i casi, comunque, in qualunque momento si potrà scegliere un fornitore sul libero mercato, prestando però sempre attenzione al contratto nel suo complesso che ci viene proposto e alla trasparenza e affidabilità della società di vendita. Non cadiamo nella trappola di chi vuole farci fare una scelta affrettata senza darci la possibilità di pensare a ciò che stiamo sottoscrivendo.